Ciao a tutti, oggi parleremo del funzionamento della valvola pop-off, vi spiegherò che cos'è e a cosa serve. È una valvola, appunto, che sulle vetture turbo-benzina ha due funzioni principali. Le andiamo a analizzare entrambe in questo video. Facciamo un passo indietro. Cosa succede quando guidiamo un'auto a benzina in generale? In pratica noi non facciamo altro con il pedale acceleratore che decidere quanta aria deve arrivare al motore. Tutto qui, non facciamo molto altro. Lo facciamo attivando un'altra valvola, che è la valvola farfalla. Quando noi pigiamo l'acceleratore, questa valvola si apre e passa aria. Quando lasciamo l'acceleratore, la valvola si chiude. Dunque, se noi lasciamo l'acceleratore, nel condotto dell'aria ci sarà appunto una quantità di aria precedentemente aspirata dal motore che nel momento in cui noi chiudiamo la farfalla andrà a urtare contro la farfalla. Dunque, la valvola pop-off permette di far fuoriuscire quest'aria in eccesso e quindi permette di non farla andare a urtare contro la farfalla, una cosa che la farfalla non piace, e permette di farla uscire all'esterno oppure, insomma, di farle fare un altro percorso. Quindi la prima funzione della valvola pop-off è di non far urtare l'aria contro la valvola farfalla. La seconda funzione è ancora più utile, ovvero permette di far restare nel condotto di aspirazione la giusta quantità di aria, né meno né più. Ovvero, quando noi poi andremo a riaprire la farfalla, la valvola, nel condotto ci sarà la giusta quantità di aria, in modo che in modo da avere una risposta pronta, perché se fosse in eccesso l'aria noi avremmo un ritardo, perché un eccesso d'aria calcola chiaramente una risposta più lenta e un'impossibilità della centralina di adeguare le quantità e i tempi di iniezione. E parleremo anche di quando e come conviene utilizzare questa valvola. Continuate a seguirci, mi raccomando, ci sono tutti i nostri social a cui vi invito a iscrivervi e vi ricordo anche di visitare il nostro sito www.repartocorsestore.it perché ci sono davvero tanti bei giocattoli divertenti. A presto, ciao ciao!